Abbiamo conosciuto i due gironi della YouTuber League, abbiamo raccontato le due vittorie del Milan prima nel derby contro l'Inter, della Lazio poi nella sfida contro il Napoli. Ora si torna al nord, nel girone del nord, per un altro derby, il derby d'Italia, che oggi è decisivo, è Juve contro Inter. Ben ritrovati da parte di Federico Marconi, bentornati ovviamente sul mio canale e bentornati con un nuovo episodio, un nuovo match della YouTuber League. Soltanto il primo di un mese, quello di ottobre, che sarà pieno di eventi, pieno di partite, e infatti le state vedendo in questo momento in grafica. Oggi siamo a Torino, venerdì prossimo saremo a Napoli, l'ingresso è gratuito, è aperto a tutti e quindi potete venire a partecipare all'evento. Poi il venerdì successivo, il 21, andremo a Milano per Milan-Juventus e chiuderemo il mese col derby di Roma. Quindi insomma è un mese questo in cui io, oltre a raccontarle le partite, scendo anche in campo finalmente con una Roma ambiziosa, una Roma che ha voglia di ripartire, ma ne parleremo perché per il momento è soltanto un dettaglio, per il momento c'è un derby importante. Non c'è però accanto a me Lasagna, oggi mi ha lasciato da solo e quindi proverò a fare anche le sue veci. So che esteticamente preferite lei, ma proverò a farmi rispettare. Prima di sentire i protagonisti e partire ovviamente con il match, come sempre non posso che ringraziare lo sponsor che ci permette di mettere in piedi tutto questo, di portarvi contenuti di qualità come la YouTuber League. Numero 10 è un'app che conoscete talmente bene che è tra le più scaricate in questo momento su tutti i dispositivi. È un'app gratuita, italiana, creata, lo sapete, con voi e per voi, grazie alla quale potete rimanere aggiornati sul mondo del calcio a 360 gradi, con più di 100 statistiche per ogni calciatore, con tutti gli aggiornamenti sulla vostra squadra del cuore o su altri campionati. Poi vi ricordo che è ancora attivo il contest che abbiamo pensato per voi. In palio ci sono 3 biglietti per andare a vedere allo stadio la vostra squadra del cuore, partita scelta da voi, ma sbrigatevi perché il contest scade venerdì a mezzanotte. Quindi affrettatevi a scaricare l'app dal primo link in descrizione e dal codice QR che trovate a schermo, perché vi basta quello per provare ad essere sorteggiati e vincere il contest. E allora è il momento di partire con le sensazioni pre-gara dei protagonisti, e visto che la Juve gioca in casa partiamo proprio dai bianconeri. C'è una novità, perché la Juve oggi ha un allenatore che invito subito, perché c'è Tati che oggi allenerà la Juve. Scusate, innanzitutto si fa complimenti ragazzi, anche se si è ancora giocato. Oggi cercheremo di fare un gioco soporifero, un gioco molto noioso. Posso? Ma tu non giocavi oggi la partita? Ma io gioco anche. Io allenatore e giocatore? Sono Matteo De Sciglio quando gioco. Okay. Sono la reincarnazione di Matteo De Sciglio. Quindi cercherò di fare una buona gara. Corto muso, 1-0, cercando di portarla a casa. Che mi sembra ambiziosa come scelta. E quindi insomma c'è Michele degli autogol, che è un fenomeno. Ciao ragazzi, ciao. In campo no, però lo scoprirete. Mille voci, vediamo se riprendi qualcosa dai giocatori o dagli allenatori anche che vai ad imitare. Invito però il tuo vero allenatore di oggi. Sentiamo che indicazioni per davvero ha dato Tati a questa Juventus. Ma io ho visto una squadra organizzata bene già prima della partita. Si stanno già facendo qualche schemino. Ti fidi di questo mister tu, perché bisogna dirlo? No, assolutamente. Come no? No, assolutamente sì. Un autogol per parte, speriamo non in campo. Quante volte te l'hanno fatta sta battuta? È tristissima, Rollo. Sì, è triste, ma è più triste il fatto che io debba partire dalla panchina. Ma come? Voi non avete un allenatore, quindi autogestione. Per questo probabilmente, non avendo un allenatore, in campo non si riconoscono le qualità, voglio dirlo. Quindi si deve dire, più che si può dire, che quest'Inter, dopo la sconfitta nel derby, è già in un momento di difficoltà, abbiamo di polemiche. Abbiamo lo spogliatoio rotto, diciamolo chiaramente. Sarà una tragedia, questo l'ho detto, basta. C'è ottimismo, questo è importante. Ma lo vogliamo spiegare perché tu giochi con la Juventus? Sì, effettivamente come tutti ben sapete sono un interista sfegatato. Mesi fa Luca mi disse: dai, giochiamo assieme con la Juve che ha bisogno. E poi Luca è lì con le stampelle, io mi tocca vestire questa maglia indegna. Sono qui a fare il tifo, sicuramente rosico a non giocare. Quindi confido in Andrea, se l'ho chiamato nella Juventus è perché so che c'ha la mentalità da bianconero. Derby lo senti con Fratino? Sì, diciamo che io ho più rivalità con Luca Campolunghi, infatti mi dispiace molto della sua assenza che non potrà giocare, però anche con Fratino c'è molta competizione. È l'avversario che temo di più dell'altra squadra, quindi speriamo di riuscire a far meglio di lui. Mentre io non so fare il playmaker come lui, lui potrebbe fare il bomber, quindi anche da lui mi aspetto almeno una tripletta. Ci credi in una vittoria rocambolesca come quella magari che vi ha rifilato il Milan, potendo sognare una finale d'andata che il Milan sembra avere ad un passo? Diciamo che è un'incognita, perché la Juve a 7 non l'abbiamo mai vista, quindi ci sono anche dei nuovi innesti, non si può mai dire per scontato che vinceremo noi. Sensazione nel riscaldamento?
riscaldamento ve la giocate con quest'Inter? Ci sono i ragazzi che sono carichi a molla, non c'è neanche bisogno del discorso del mister probabilmente, quindi siamo un bel gruppo, proviamo a farcela. In bocca al lupo, capitano. Crepi il lupo. Alleni. C'è qualche spettatrice bella? Oh. Non c'è lasagna e oggi avevo molta fame di lei. In porta, Fanta Bet. Davide Reca. Luca Nerazzurro. Stefano Inter. Gunther dei Footwork. È tornato oggi Pierino dei Birlasbù. L'ingresso è sobrio, sobrio come la novità che andiamo ad annunciare. Una delle due, Rollo degli Autogol, che chiama il pubblico. E vediamo se risponde il pubblico, perché entra il capitano Gnabry. C'è Quintona, c'è solo un capitano. Vediamo come risponde il pubblico e come risponde il DJ. Inno Juve, perché entrano i bianconeri. In porta Fene. La prima novità dei bianconeri, la maschera juventina. Allenava alla Summer Cup, oggi fa sul serio in campo. Il Pippega. Colpo Gobbo. Primo derby qui, perché c'è un footwork di là e un footwork di qua. Nico! Non c'è Campolunghi, ma c'è un bomber che vuole farlo godere. Andrea Fratino! Eccolo il secondo derby. Stavolta si parla degli autogol. Da una parte Rollo, dall'altra Michele! E adesso il capitano! Uno! Perché entra Luca Toselli! E allora eccole sul terreno di gioco con Arbitrino, che è il direttore di gara di oggi. Sostituisce Om, assente per infortunio. Ovviamente in bocca al lupo a Om, che al momento è fuori. Mi raccomando, dopo... No, Tati, queste cose non si possono dire, eh. Sfida fondamentale soprattutto per l'Inter, che ha perso il derby contro il Milan ed è praticamente un'ultima spiaggia questa per i nerazzurri. È l'esordio invece della Juve a 7 nella YouTuber League in casa. Comunque, lei che è il mister, perché è qui anziché stare in panchina, Tati, mi dica? Ho visto all'ombra. Ah, all'ombra, giusto, quella è la priorità. Partiti! Col primo possesso Juve, Nico dei Footwork si appoggia ancora in zona colpo gobbo, che la porta avanti, la difende con il fisico e poi porta a casa una prima rimessa e anche i primi applausi da parte del pubblico, timidi ma concreti. Rimessa battuta in zona Pippega, che la difende e la gira! Fantabet! Sulla rovesciata del Pippega, che avvisa subito. Sinistra Gnabry, che può portare a spasso il pallone, salta Toselli. Occhio che velocissimo il capitano nel duello tra capitani. Poi il tocco dentro per Stefano Inter, che ha provato a piazzare. Occhio però, perché ha recuperato Pippega che riparte. C'è movimento di Toselli, va da solo Pippega. Gunther torna, tutto buono per Arbitrino. E poi fallo di Fratino, che prende il giallo. Primo giallo di Juve-Inter. E Fratino non gliele manda a dire. No, insiste, vuole farsi buttare fuori. È evidente. Cerca ma non trova Luca Nerazzurro, poi insiste il 99. Palleggio, va da solo Pierino a modo suo, col motorino palo di Pierino. Eccolo qui. Mister, sta crescendo. Beh, grazie per il commento tecnico, molto, devo dire, allegria. Maschera juventina a riaprire. Colpo gobbo verticale. Gnabry su Toselli. Palla verso Gunther. Occhio che c'è Luca Nerazzurro solo e può andare in possesso. Gunther lavora di suola. Guarda i compagni. Guarda anche la porta. Vediamo se ci va. Fene. In calcio d'angolo. Gunther. È anche zona tiro. Vediamo se va sul destro. Sì. E va anche in porta. L'ha fatto bellissimo Gunther. Sempre lui, come contro il Milan, ad inventare 1-0. Doppietta contro il Milan, terzo gol in due partite. Per il momento è 1-0, mentre c'è Fratino, uno contro tutti però. Dentro Nico, Fratino insiste, vince il contrasto fino in fondo. Fratino, Fratino, Fratino! E alla fine viene chiuso sul più bello. Costu Costa di Fratino, che si prende gli applausi, ma Gnabry sta ripartendo. Costu Costa pure del capitano nerazzurro, Lazzanetti. Gnabry è andato, ha chiuso colpo gobbo.
filtra un paio di volte come prima, torna sul sinistro questa volta, cerca Rollo, assist per il destro quasi vincente di Luca Nerazzurro, perché Fene ha idee diverse e mette il calcio d'angolo. Altro tocco fuori per Gunther, destro, vola Fene, poi c'è Rollo, stop e cross anziché tiro. Forse qui grazie alla Juve, ma non molla perché se la riprende Rollo, Rollo, 2-0. La dormita, il malinteso della difesa della Juve, ne approfitta Rollo degli autogol che in due tentativi fa 2-0. È una spallata importante a questo primo tempo almeno per l'Inter, con la Juve che stava provando a rialzarsi e l'Inter invece che la possa ancora di più. Ancora Rollo, vediamo se ci sta prendendo gusto. Ha cercato una giocata, pallone che viene recuperato da Michele, che adesso sente ancora di più quel derby con Rollo, ha segnato lui. Vediamo se Michele, che comunque è stato bene in partita, risponderà. Nico rischia, perde il pallone, c'è Pierino con la punta, Rollo dentro, Pierino, 3-0, 3-0 per l'Inter. Mi era andato a dire che il contrasto sarebbe un po' irregolare, però gol lo stesso, quindi vabbè, così. Largo c'è anche Michele, Fratino a cercare a trovare Toselli, defilato, forte dentro, ha salvato Reca ancora una volta. Ci sta prendendo gusto però il capitano della Juve, che è già la seconda volta che avvisa. E adesso va forte dentro per Fratino! Eccolo! L'acuto della Juve! 3-1! Esulta anche Luca con le stampelle. La L di Fratino che gli ha dedicato il gol è venuto in telecamera. Pallone a centrocampo, 1-3. Pierino si autolancia, colpo Gobbo, altro grande lavoro di colpo Gobbo che è rientrato giustamente in campo, anche perché Pipega non sta bene. Finisce qui il primo tempo e avanti l'Inter per 3-1. Per un momento sembrava essere equilibratissima la situazione nella prima fase, poi il dominio nell'azzurro, i tre gol uno dopo l'altro, sembrava KO, invece no, perché Fratino ridà vita alla Juve che crea tanto, concretizza poco per il momento, ma una certezza ce l'abbiamo, non è finita questa partita. Sentiamo i protagonisti. Segni praticamente solo tu, perché contro il Milan hai fatto doppietta, oggi hai sbloccato la partita. Ho capito che ti è mancata la Summer Cup, ti è dispiaciuto non giocare, ma insomma sei fomentatissimo. Sarà stato il Covid allora che ho avuto durante la Summer Cup che mi ha aiutato, non lo so. No, sì, dai, sta andando bene, sinceramente oggi è venuto qua per fare qualche gol in più, quindi magari il secondo tempo riusciamo a farlo, però dobbiamo giocare comunque un po' di più tutti in squadra. Pipega, sei partito bene, hai rovesciato subito, poi però un problema fisico, sei uscito? Ho provato, sì, non stavo già benissimo e ho stretto un po' i denti e provare a salvare il gol su Pierre, mi sono allungato e ha sentito bloccarsi il muscolo. D'altronde a una certa età non puoi fare il giovane così tanto, però è un peccato perché siamo partiti bene, poi ci siamo un po' disuniti, però secondo me la squadra c'è. È stato un primo tempo difficile per Arbitrino, direttore di gara di oggi e anche delle prossime partite, ricordiamo che Omma è infortunato, primo tempo veramente difficile. Molto tosto, ritmi più alti del previsto, il caldo sicuramente complice di una fatica abbastanza alta, però mi sento tranquillo, sicuro, ho dato la prima ammonizione subito, i calciatori hanno capito, non ho più avuto bisogno di cartellini, e bene così. Vediamo il secondo tempo, ho la sensazione che la partita non sia finita, quindi avrai ancora lavoro da fare, in bocca al lupo. Assolutamente sì, credo. Insiste la Juve, occhio all'asse, Fratino Toselli che sta funzionando, 1-2 che si chiude, Fratino, forte, deviazione, Toselli! Toselli! 3-2! La Juve è viva! L'avviso del capitano, l'avviso che conta, Luca Toselli alla prima da capitano, Luca senza stampelle ad esultare, l'ho detto che c'era partita. Fratino, sono in 3 contro 3, Fratino va da solo, lotta con Gunther, sempre Fratino che insiste, si ferma, Gunther, molto bene, riparte l'Inter, velocissimo Gunther a cercare Rollo, corre di più il pallone e chiude colpo Gobbo, Stefano Inter, colpo Gobbo, ragazzi che partita, movimento di Toselli che riceve, apre subito di prima a cercare Fratino, che visione del capitano, Fratino, dentro c'è Michele, Fratino al cross, verso Nico che si fa anticipare da Pierino e riparte l'Inter, è un 2 contro 2, saltato il primo, è un 2 contro 1, Gunther per Rollo, Rollo, Rollo ancora per Gunther, anziché calciare in porta, come Dembélé contro il Liverpool nel 2019, e questo è un episodio chiave, attenzione,
Dietro c'è Nico, servito anche lui, vicino Fratino, dalla parte opposta Toselli, preferito il 9. Poi Michele, bella azione della Juve che insiste, Fratino non la trova e quindi Pierino male, Nico, Murato! Murato, fondamentale la copertura dal possibile 3-3 al contropiede Inter con Gnabry, 1-1, Gnabry non calcia, finta ancora, non calcia più. Ragiona, torna sul sinistro, poi rollo. Gnabry! La calma infinita del capitano, 4-2. Gnabry! Poca reattività anche forse nella difesa della Juve, che adesso non deve però disunirsi mentre l'Inter ne approfitta con Gunther, che va fino in fondo. Gunther, bene! Pierino. Bello. Palleggio, Gunther controllo. Occhio che è zona tiro. Gunther palo! E poi con la schiena Fene ha rischiato di farselo da solo, ma non riparte più la Juve che è in confusione. Eccolo. Vuole girarsi e cercare la porta. Va Fratino, dentro ancora per Nico che non calcia subito, avrebbe dovuto. Poi Fratino prova a piazzare, colpisce male, ma lì Nico deve cercare subito la porta. Stefano Inter. Antonella per il destro, cerca l'assist per Luca Nerazzurro, che può lavorare da lì. A rimorchio Gnabry, traversa! Non è gol! Non è gol! È semplicemente il terzo regno dell'Inter. E allora occhio che la Juve ne vuole approfittare. Fratino, va in porta! La tiene Fantabet! Dribbling su Stefano Inter. Sono i tre della Juve. Tocco morbido su Nico. Fratino se la riprende. Sono i 3-2. 3-2. 3-2. Nico! Alto! Ancora deviazione, ancora calcio d'angolo, sta diventando un assedio della Juve, un assedio all'Inter, un assedio alla remontada, calcio d'angolo per i bianconeri, Fratino su Toselli che in tuffo, stava per fare 4-3, poi non riparte l'Inter che adesso è tutta a protezione, con la Juve che attacca, con il cuore dei bianconeri che non vogliono deludere il loro pubblico, Fratino da solo, c'è dentro Toselli, Fratino la mette per Nico, 4-3, 4-3! 4-3, Michele fomenta la curva, c'è ancora vita, 4-3, io non mi posso sentire male ogni volta però, no, non è legale questa cosa, Lazio-Napoli, Milan-Inter, oggi Juve-Inter, ma dai, dai! Gnabry, dentro, Pierino, salta l'uomo, ne salta due, Pierino deviazione, Fene illegale, con la deviazione era controtempo, l'ha presa lo stesso. Larga, 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 destra. Larghissimo c'è Michele, Toselli 1-2, occhio a Fratino. E zona tiro da lì. Va sul sinistro, giù, punizione per la Juve. E occhio che si è rimesso gli scarpini il Pipega. E Luca viene qua a soffrire. Sul pallone Fratino. Arriva il fischio. Fratino! 4-4! 4-4! Ha pareggiato la Juve! Io faccio fatica a trovare le parole giuste perché spesso, fortunatamente spesso, mi trovo in queste situazioni, in partite prima dei derby degli youtuber, poi della Summer Cup, poi della YouTuber League. Che spettacolo! Rollo! Appoggia su Gunther, c'è l'arco Luca Nerazzurro, Gunther va sul destro, come nel primo tempo! E lo fa bellissimo! Eccolo! Un altro timbro di Gunther! Torna avanti l'Inter! Ovviamente qui accanto a me il clima è completamente diverso rispetto a prima. Esce Luca che sta dando tutto e ha fatto una partita clamorosa il capitano della Juve. E però... giustamente ha un'espressione molto nera in volto perché pensa alla squadra, pensa al risultato, pensa che in questo momento la Juve è sotto di uno. Partita difficilissima per tutti. Fratino, occhio che spalla la porta ma si gira bene alla Campolunghi, vi pega dentro, 5-5, l'ha ripresa ancora la Juventus, l'ha ripresa ancora una volta. La Juve non muore letteralmente mai. 5-5, è Juve-Inter o Lazio-Napoli? A vuoto Nico, Pierino! Occhio al contropiede ancora della Juve, Nico, dentro è solo Pipega, Nico taglia il campo, poi cerca il tocco, non ci credo, non ci credo, la ribaltata!
pega come Pippo Inzaghi, 6-5, la Juve ha completato la rimonta con un gol da attaccante vero, con un gol di una pesantezza unica. La Juve non muore mai, ricordatevelo! Milan, preparati perché vai fuori! Mentre Toselli mostra il tatuaggio fino alla fine, ma a proposito, non è finita, Luca. Pierino se la porta avanti per calciare, colpo copo, lo chiude! Va a cercare una torre di Rolo che lavora bene per Gunter, Gunter! Ha pareggiato l'Inter che rimette tutto a posto, tutto sul livello del mare, 6-6! La rimessa è per l'Inter, palla verso Pierino che prolunga, Fene, e si andrà ai calci di rigore. È Juve-Inter o Lazio-Napoli? Vi rifaccio la domanda. Se battiamo il Milan, passiamo noi. A prescindere, però intanto prova. E comunque ricordiamo il regolamento rapidamente. Ora, chi vince ai calci di rigore porta a casa 2 punti anziché 3. Chi perde ai calci di rigore porta a casa 1 punto anziché 0. E adesso si batterà sotto la curva dei tifosi. Andiamo. Rigori, momento di concentrazione, io qui parlerò poco ovviamente perché mi sentono, non voglio deconcentrarmi. È pronta la maschera juventina per aprire la serie. Parata di Fantabet, parata di Fantabet, subito decisivo. Pierino e Fene che si abbracciano preventivamente. Bene! Pierino mi dice sempre, io a battere i rigori non sono bravo, batto meglio le punizioni dei rigori. Non l'ho voluto dire prima perché l'avrei gufata, ma Bene ha risposto. Mamma mia, mamma mia. Alto! 3 errori su 3, è il turno di Skriniar, alias Davide Reca. Parata! 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 Parata ancora! Mi sento male! Mi sento male! Scegli, quello piatto! Tocca Gunter! E gol di Gunter! Vantaggio Inter! E adesso entriamo in una fase un po' più delicata. Dopo l'errore anche di Toselli ha segnato l'Inter con Gunter, tocca a Fratino per riportare tutto in parità. Gol di Fratino! Con calma, con classe, con qualità, ha fatto esplodere il pubblico bianco e nero. E adesso tocca a Stefano Inter. Gol anche di Stefano Inter, 2-1 per i nerazzurri. E adesso deve segnare colpo goppo. E se sbaglia, non ha i suoi. Fantabet tocca, ma il pallone entra. La Juventus è ancora viva. Ma che ci aspettavamo da questa partita? Che ci aspettavamo? È il 5° rigore. Ha preso la palla il capitano dell'Inter. Segnabri segna. L'Inter vince. Parata! Si va ad oltranza! Poteva essere l'eroe e invece lo sta diventando Fene! La Juve vuole tornare in vantaggio! Rete della Juventus! Che rigore del Pipega! 2-1 e adesso Rollo prende il pallone e Rollo a 10 kg su quel destro. Rete dell'Inter! Rimane in vita la squadra di Gnabry grazie al gol di Rollo, che si conferma un acquisto pesante per l'Inter. 2 assist, un gol e poi un altro dal dischetto. Tocca a Michele. Ah, va dopo il portiere. Tocca prima a Fene.
Tabet. Ma attenzione, che succede? Da ribattere, da ribattere, da ribattere. Non aveva i piedi sulla linea Fantabet. E qui ho un déjà vu, perché mi è successa la stessa cosa. E fino ad oggi era l'unico episodio di questo tipo. E para ancora! Para ancora Fantabet! Para ancora Fantabet! E adesso tocca all'Inter. Se Luca segna, l'Inter vola in paradiso. Para bene. Va bene, magari i rigori da battere non sono il suo forte, ma ha parato di tutto, di tutto. Tocca a Michele. Gol di Michele. Fantabet, vediamo come finisce questo duello. Bene, con il nervosismo, Fantabet deve salvare la faccia all'Inter. E la Juventus al termine di una folle partita vince ai calci di rigore e andrà a giocare il 21 a Milano contro il Milan, una partita che potrebbe anche consegnargli la finale d'andata della YouTuber League. La Juventus si è rialzata, ha cancellato la Summer Cup, ha vinto il derby d'Italia. Allora, Andrea Pratino, una partita clamorosa, un rigore battuto in grande stile, una sofferenza che i rigori hanno soltanto riassunto in breve, perché è stata una partita clamorosa, l'avete vinta voi. Abbiamo sofferto tutto il primo tempo, siamo una grande squadra, tanto cuore, bravi tutti, bravo Fene, ci abbiamo messo il cuore questa... Te l'ho detto che facevi tripletta! Gliel'ho detto! E l'ha fatta! E l'ha fatta! Cosa ci siamo detti a fine primo tempo? La vinciamo e l'abbiamo vinta. Con le palle! Com'è che la Juventus non muore letteralmente! E poi al volo il portiere, che è stato l'eroe della partita, hai parato qualsiasi cosa durante il match, anche calci di rigore. Certo, non ti va di calciarli, l'abbiamo capito, però con le mani tanta roba. No raga, meglio della Juve di Allegri, cazzo. Questo vogliono i tifosi, questo vogliamo! Dai a Juve! Non serve aggiungere nulla, ci vediamo tra una settimana, venerdì 14 ottobre a Napoli, perché c'è Napoli-Roma, si torna al gruppo del Sud e poi si torna su. E poi chi saranno le prime nei gironi? La Juve sogna, la Roma sogna, sognano tutte, vedremo. Ciao ragazzi, alla prossima! Non sei lasagna, ma ti bacio lo stesso. Un saluto a Calasagna, ciao!